Molti sono i falsi miti sull'alimentazione che sono presenti e fortemente radicati in noi. Convinzioni errate che influenzano le nostre scelte e il nostro comportamento alimentare. Alcuni di questi sono particolarmente pericolosi perché creano le basi per un rapporto conflittuale con il cibo ed è per questo che ho deciso di parlarne oggi insieme ad una persona più esperta di me sull'argomento che tra poco vi presenterò. Ma prima voglio darvi il benvenuto nel mio canale. Se non mi conoscete, io sono Nadia, sono psicologa e trainer di Mindful Eating. Aiuto le donne a fare pace con il cibo e con il proprio corpo, riscoprendo la libertà e la gioia di mangiare senza ansie e sensi di colpa. Le aiuto a ritrovare il loro naturale peso equilibrato attraverso l'ascolto dei propri bisogni. Se desiderate migliorare il vostro rapporto con il cibo e con il corpo, allora vi invito a iscrivervi a questo canale, cliccando anche sulla campanella in modo da non perdervi i prossimi video che verranno pubblicati. Oggi andiamo a sfatare 5 miti dell'alimentazione. Lo facciamo insieme a Nicole Verticchio, biologa e nutrizionista con alle spalle molti anni di esperienza nel campo della nutrizione in ambito sia ospedaliero che sportivo. Infatti si è occupata anche di nutrizione di atleti professionisti. Ciao Nicole, benvenuta nel mio canale e ti ringrazio tanto per aver accettato il mio invito e di essere qui per parlare insieme con me di alimentazione. Ciao Nadia, grazie a te per questa opportunità e soprattutto perché appunto il tuo canale mi interessa in prima persona, oltre che da un punto di vista professionale, quindi insomma sono onorata di questa opportunità. Io anche sono molto felice di averti qui, anche perché diciamo che negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di un po' conoscerci, no? E mi ha fatto molto piacere scoprire che abbiamo una visione, no, dell'alimentazione, del rapporto con il cibo che sono molto simili, hanno moltissimi punti di contatto e quindi questa cosa è stata molto, molto piacevole, non è neanche così scontata secondo me. La tua, ecco, per chi non ti conosce, la tua missione è aiutare le persone a stare bene attraverso la nutrizione e attraverso proprio i benefici che gli alimenti e la combinazione degli alimenti tra loro possono dare al corpo a livello funzionale. Io volevo intanto chiederti che cosa ti ha spinto, ti ha motivato a decidere di così dedicarti, ecco, alla nutrizione e a questa tua missione professionale. Allora, in realtà me lo sono chiesto anche io negli anni, no? Perché poi arrivi a un punto, dici, ok, io faccio questo, ma perché? Profondamente perché l'ho scelto? E la risposta è stata, è un po' buffa se vogliamo, insomma tutti si ricorderanno, comunque forse i più grandi, magari i più giovani no, del programma Non è la RAI. Ok, in cui Certo. c'erano queste ragazze, io ero bambina, però lo vedevo e insomma c'erano queste ragazze splendide con questi abiti, diciamo, bellissimi, eccetera. E mi ricordo che tutte le ragazzine delle medie, elementari, eccetera, all'epoca volevano vestirsi con quei vestiti che appunto o eri super perfetta oppure, diciamo, insomma, Non era stavano difficile benissimo, indossare, dici. esatto. E quindi ecco, io in quel periodo appunto avevo sui 9 anni così, mi ricordo che da bambina molto molto magra, insomma andavo incontro all'adolescenza, eccetera, avevo messo su qualche chilo e mia mamma, diciamo, mi disse, guarda, non te li compro perché, insomma, magari questi vestiti non ti stanno proprio bene come diciamo, dovrebbero. E questa cosa mi colpì molto chiaramente perché insomma io ero una ragazzina e da lì ho iniziato poi a fare diete su diete su diete fino a poi capire che mi interessava oltre che l'aspetto personale, mi interessava proprio come argomento, mi interessava come missione e quindi l'ho fatta mia.
Quindi diciamo che è partito da un bisogno personale, no? In realtà poi è una cosa molto comune, perché poi mi rivedo molto in alcune cose che hai detto, nel senso che anch'io ho avuto il cambiamento dello sviluppo, è stato un po' tragico a livello fisico, però la tua esperienza porta al fatto di quanto sia importante le opinioni delle persone intorno a noi, come a volte l'idea che certi abiti vanno bene solo ad alcune persone, solo con certi fisici, però poi in realtà possa avere un impatto molto forte e condiziona il rapporto che abbiamo con il nostro corpo e poi automaticamente anche con il cibo, no? Per cui l'idea che bisogna cambiare il corpo, che non andiamo bene e quindi lo facciamo attraverso le diete, un po' tu l'hai sperimentato anche tu sulla tua pelle e questo però ha portato un aspetto positivo, è quello di portarti a fare una professione di aiuto, è una bellissima professione, insomma, nell'ambito appunto sanitario, ma anche soprattutto proprio di salute per le persone. Ecco, nel tuo studio, ecco, dell'alimentazione, quando hai iniziato appunto ad approfondire questo argomento che è così affascinante ma anche così complesso, secondo me, probabilmente anche forse anche tu hai notato che ci sono molte convinzioni che non sempre, come dire, corrette, che le persone si portano dietro sull'alimentazione. Assolutamente. Spesso e volentieri, appunto, durante le visite devo sconfermare appunto dei falsi miti, insomma, delle credenze che poi non sono così. Ecco, infatti, oggi per questo ho pensato che fosse utile avere una persona più esperta di me, insomma, che si occupa di questo, quindi per questo ti ho invitato, proprio per parlare proprio di questi falsi miti che ci sono, che sono molto molto diffusi e creano anche danni, no? A livello proprio di rapporto poi con il cibo. Partiamo subito, ecco, dal primo, ed è quello che i carboidrati fanno ingrassare. Ecco, questa è una convinzione ormai diffusissima, anche tantissime ormai, pensiamo a diete alimentari, si pongono, no? Nel togliere i carboidrati o ridurli al minimo. Ecco, quindi adesso chiedo a te, se questa affermazione è vera o comunque che approccio uno deve avere rispetto ai carboidrati, così magari cominciamo a fare un po' di chiarezza e dare delle informazioni corrette anche su questo. Allora, premesso che nessun nutriente è privo di calorie, quindi né le proteine, né i grassi, né i carboidrati, queste calorie però, se ben introdotte, ci aiuteranno a svolgere delle funzioni vitali per l'organismo. Prendiamo ad esempio il cervello che utilizza carboidrati, no? Per funzionare e funzionare bene. Quindi viene da sé che è un nutriente fondamentale. Certo. Fatta questa premessa, bisogna dire che il carboidrato, come tutto il resto dei nutrienti, non va demonizzato. Non c'è un cibo, un nutriente che veramente va demonizzato. In realtà il segreto, quello che noi insegniamo, noi nutrizionisti, è un po' imparare ad utilizzarlo, cioè perché il giusto mix di nutrienti bilanciati tra loro, non in termini di calorie, attenzione, poi ci arriveremo, però in termini di qualità, ci porteranno appunto a una risposta funzionale dell'organismo, motivo per cui i carboidrati, come gli altri nutrienti, sono fondamentali per le funzioni vitali del nostro organismo, quindi assolutamente no, non sono da demonizzare. Tutto sta chiaramente anche nel bilanciare. Se di sera ci faremo un chilo di carbonara, Certo. verosimilmente quei carboidrati li metteremo a deposito, ma se parliamo di una normale introduzione di carboidrati giornaliera, assolutamente no, anzi, sarebbe scorretto il contrario. Ecco, voi avete già dato degli input molto interessanti e secondo me che richiamano anche il mindful eating, perché anche il mindful eating non demonizza nessun alimento, no? E non proprio alla base dell'approccio del mangiare consapevole, intuitivo, c'è proprio il messaggio che non ci sono cibi giusti o sbagliati, cibi che vanno bene o che non vanno bene, che vanno evitati. Ma quello che è importante non è tanto il cibo di per sé, ma chiaramente la quantità, è quella che poi rischia, come dire, di fare il veleno.
E quindi essere, come dire, creare poi un danno in qualche modo al nostro organismo, ma questo vale per qualsiasi alimento. Quindi quello che è importante è l'equilibrio, ecco, sull'alimentazione e su tutti gli alimenti. Quindi mi è piaciuto perché c'era proprio questo collegamento che emerge e che insomma in qualche modo anch'io nei miei percorsi cerco sempre di trasmettere e che la cosa che hai detto anche tu, il fatto che ciò che differenzia, forse più il fatto che i cibi si differenziano in base ai nutrienti che contengono, no? Ci sono cibi più nutrienti e meno nutrienti, quello che parlavi prima. Quindi il Assolutamente, sì. bilanciare e trovare l'equilibrio anche in questo senso, cioè sapere che ci sono degli alimenti più nutrienti e quindi che danno più energia e anche più appunto, nutrimento al corpo rispetto ad altri che ne hanno meno. Esatto, esattamente. Una seconda convinzione che insomma emerge spessissimo e è molto molto diffusa è che appunto che quando uno mangia magari tanto, ecco il giorno prima tu parlavi della carbonara la sera, magari di un chilo di carbonara che magari nessuno se la Insomma. mangia, però una carbonara, ma uno fa un pasto molto importante o magari va ad una, non so, un matrimonio, una qualche evento per cui effettivamente mangia molto, ecco che c'è il pensiero che il giorno dopo bisogna compensare, no? Quindi quella classica frase, beh, ho mangiato così tanto, a domani non mangio, oppure domani solo frutta e verdura, no? Queste sono quelle classiche frasi che si sentono spesso, che si dicono anche spesso, e questo è un comportamento giusto, è quindi una convinzione corretta, che bisogna in qualche modo compensare o con l'alimentazione riducendo o addirittura saltando proprio i pasti o addirittura c'è chi compensa invece aumentando l'attività fisica, no? Ci sono queste modalità di compensazione, quindi è giusto fare così oppure no? Allora, no, non è giusto fare così, perché io dico sempre, diciamo, alle persone che seguo, appunto a Natale, a Pasqua, eccetera, il giorno dopo ti devi ascoltare. Questo è diciamo, il Segreto. segreto, esatto. Quindi, che poi ci rimanda un po' all'equilibrio di cui parlavamo prima, insomma. No, non serve a livello funzionale, questo non serve, nel senso il fatto di diminuire le calorie perché il giorno prima sono andato in eccesso, no, non mi aiuterà. Cioè, se io il giorno dopo sono talmente pieno, affaticato, eccetera, che non me la sento di mangiare normalmente, quindi magari mi va solo il minestrone o della frutta o quello che è, va bene, non è che sto dicendo che non si può fare, ma solo nel caso in cui me lo dice il mio corpo, non perché lo devo fare, perché se no succede qualcosa, perché se no ingrasso, perché se no c'è una conseguenza. Ecco, è quello il messaggio importante che deve passare. Anzi, diciamo che se un giorno io mangio di più, insomma, in tutti i piani alimentari, se vogliamo, sia quelli fatti dal nutrizionista, ma anche nel quotidiano di tutti i giorni, ci sono dei giorni in cui assumiamo più calorie e giorni in cui ne assumiamo di meno, no? E questo ci aiuta proprio a non far addormentare, tra virgolette, il nostro metabolismo, perché se noi assumessimo sempre le stesse calorie, sempre gli stessi nutrienti, l'organismo tenderebbe ad appiattirsi, cioè il metabolismo, scusate, tenderebbe ad appiattirsi, ad addormentarsi, tra virgolette. Quindi il fatto di assumere un po' più calorie, anche qualche, diciamo, cosa che non è proprio perfetta, qualche schifezza, se vogliamo, aiuta a rimettere in moto, il metabolismo. Il giorno dopo, verosimilmente, lavorerà di più. Sì. Bene, questa è una cosa che non sapevo, questo me lo stai insegnando tu, cioè che quindi in realtà avere dei momenti dove si mangia di più e delle giornate dove si mangia di meno, in realtà questo aiuta a mantenere un metabolismo molto più attivo e quindi anche più funzionale. Quindi, mentre al contrario, molte volte le diete tendono sempre a mantenere, no? Un introito calorico e quindi anche una quantità di cibo sempre stabile, se ci pensiamo, no? Quindi esattamente, invece quelle persone che lo fanno con l'idea di dimagrire, poi sappiamo che l'effetto è esattamente l'opposto, no? Cioè il metabolismo tende a rallentare. Questo è un po' il motivo per cui le diete, i piani alimentari, eccetera, dopo un po' vanno cambiati. Perché, ecco, perché fai, io appositamente, per esempio, durante il piano alimentare di una settimana
spesso faccio apposta, cambio il quantitativo calorico proprio tra i giorni in settimana, proprio per far lavorare l'organismo, Ho insomma. capito. Ecco, anche questo che dicevi prima dell'ascolto, io trovo anche qua moltissima sintonia con il mindful eating, l'intuitive eating, nel senso che il fatto che il corpo ha una sua capacità di autoregolarsi, no? Tu l'hai detto molto chiaramente, quindi quello che è importante è ascoltarsi, questo ascolti, il corpo ci dice di cosa ha bisogno, quindi a volte invece dicevi va bene se io, il mio corpo mi dice non ho voglia di altro se non di verdura, di frutta, di un minestrone, perché spesso succede proprio così, quando esageriamo un giorno, il giorno dopo sentiamo proprio l'esigenza di mangiare delle cose più leggere, Esatto. meno, quindi in qualche modo impegnino meno il nostro metabolismo, ma anche soprattutto la nostra digestione, quindi abbiamo bisogno proprio di alleggerire, a volte anche può capitare di non aver voglia di mangiare, di saltare un pasto, ma perché è il corpo che ci dice che non ha fame, che è soddisfatto così com'è, no? Al contrario, quando noi lo seguiamo questa indicazione, ma perché è la mente che ci dice questo, cioè per le ansie e le Esatto. paure di ingrassare, sono due cose completamente diverse, quindi. Esattamente, dovremmo sempre chiederci se è il corpo o la mente che ce lo sta dicendo, insomma, spesso non è Esatto. facile capirlo, però insomma sì. È un allenamento, infatti nel percorso di Mindful Eating funziona proprio questo che si fa, si impara ad ascoltare il proprio corpo perché siamo disabituati a farlo, non perché il corpo continua a mandare i suoi segnali ma noi non lo ascoltiamo più, non ascoltiamo la testa con tutte le sue paturnie, con tutte le sue preoccupazioni e ansie. Invece quando impariamo un pochino a silenziarla e ascoltare il corpo in realtà poi sa. Sì. Autoregolarsi, non è un pasto, no? Io dico sempre questa cosa: non è un pasto singolo o una giornata dove mangiamo magari molto di più che andrà a compromettere né la salute né la nostra forma fisica. Questo è se Assolutamente. fosse un comportamento che si ripete tutti i Tutti i giorni o giorni, comunque certo. molto molto frequente. Allora è chiaro che questo poi incide sulla Fa la salute. differenza, Fa la certo. differenza, esatto. Ecco, prima l'avevi un po' anticipato, ma lo riprendo perché ci porta un po' a un'terza convinzione molto, molto diffusa ed è quella proprio legata alle calorie. Le calorie è un po' lo spauracchio di tutti, ed è la convinzione che sia necessario controllare sempre le calorie, dei nostri pasti. Credo che un po' questa sia anche una convinzione che venga dalle diete. In passato, anche quando facevo io le diete erano improntate sulle quantità di calorie che tu dovevi ingerire in una giornata, no? E quindi ti trovavi a dover contare davvero le calorie degli Sì. alimenti. E quindi questo poi rimane un po' come anche se tu non sei a dieta, rimane un po' questa mentalità della dieta, del contare le calorie. Allora, anche qua ti chiedo, questa convinzione che è necessario contare le calorie è una convinzione corretta, o è anche questo un mito che dobbiamo andare a sfatare? Anche questo è un mito che dobbiamo andare a sfatare, perché allora, in realtà questo è un po' un vecchio retaggio delle diete degli anni 90, se vogliamo, sì, dove appunto il focus era appunto sul quantitativo calorico, su pochi carboidrati, su pochi grassi, no? Tutto quello che insomma abbiamo toccato finora. In realtà poi si è visto andando avanti che il focus non doveva essere quello, ma più che altro intanto scegliere i cibi, la qualità, cioè andare a puntare sulla qualità dei cibi, che quello è chiaramente fondamentale, e il giusto mix tra loro. Qualità tu intendi qualità nutrizionale? Qualità Ah, nutrizionale, perché per sì. capirci cosa si Sì. intende, ok. Esatto. E quindi preoccuparsi piuttosto non tanto delle calorie quanto di, che ne so, ho creato il mio pasto completo, per dire, ci sono tutti i nutrienti essenziali che mi servono non solo a svolgere appunto le funzioni vitali dell'organismo, ma anche le attività quotidiane e non solo. Una volta che si è fatto questo,
il corpo funzionerà meglio e come conseguenza anche il metabolismo funzionerà meglio e quindi perderemo anche peso se vogliamo, ok? O comunque invece se siamo persone che non ne hanno bisogno lo manterranno stabile, però non c'è, diciamo, attinenza, si è visto, cioè, è chiaro che a una persona che ha un determinato metabolismo io dovrò sapere io come nutrizionista più o meno quante calorie gli do per fare, diciamo, il piano alimentare, ma non è quello il focus. Io a volte, quando la gente mi chiede, ma quante calorie ha questo piano alimentare? Se Non glielo dico, non glielo dico perché non è importante, no, non è crea quello. anche una ansia in qualche modo, forse, no? Cioè, Esatto. si crea un'ansia e un'ossessione per le calorie, che io questo è un po' quello che io noto molto nelle persone che fanno poi i miei percorsi, di controllo, di un tentativo di controllo che poi in realtà poi è impossibile avere, ma soprattutto perché poi ci porta a avere delle rigidità in quello che poi scegliamo di mangiare, che non è legato all'ascolto di quello che vogliamo, che non solo quello che il corpo che vuole, ma anche quello che desideriamo noi, perché una cosa Esatto. fondamentale è quello che dico sempre, ma in qualche modo l'hai un po' detto anche tu in più occasioni, il fatto che il cibo sì deve essere nutritivo, deve nutrire il corpo, ma deve essere anche piacevole, deve essere soddisfacente, ci deve piacere. Se no, noi saremo sempre soddisfatti, andremo sempre a cercare qualcosa, anche se magari il corpo è soddisfatto a livello di energia, a livello magari anche di nutrienti, ma poi ci rimane la voglia, quella famosa voglia, che poi in Assolutamente. realtà è voglia perché non abbiamo soddisfatto il gusto è fondamentale. Se poi mangiamo solo cose che ci piacciono, no? È chiaro che poi Esatto. diventa triste, l'alimentazione invece deve essere un piacere. E Assolutamente. questo è importante, però focalizzarsi solo sulle calorie intese come qualcosa che dobbiamo controllare diventa soltanto un motivo d'ansia, per cui ci sediamo davvero a tavola con l'ansia, non con il sorriso, che è quello che io invece cerco sempre di trasmettere a chi, insomma, a chi un po' mi segue. Ecco. Assolutamente. Io apro una piccola parentesi su questo. Io personalmente, quando faccio delle prime visite con le persone, ci metto tantissimo a fare queste prime visite proprio perché voglio andare a conoscere la persona e capire quali sono i suoi gusti. Quindi è inutile che io do un piano alimentare e alla persona non è gradito perché verosimilmente lo abbandonerà dopo 1 o 2 settimane. Mentre invece se tu vai a, diciamo, a sposare un po' i gusti della persona, le volontà, i desideri, entri, diciamo, in empatia, se vogliamo, riuscirai poi a soddisfare i suoi bisogni. E quindi, insomma, secondo me è fondamentale, se no uno si prende la dieta del giornale e fa prima, insomma. Certo, No? e anche magari così uno scopre che in realtà ciò che piace è possiamo mangiarlo. E questa è la cosa, secondo me, ci toglie Esatto. anche un po' questa leggerezza, no? Perché quando dobbiamo sempre controllare tutto, calcolare tutto, questo sì, questo no, e cioè non può più essere un piacere mangiare, diventa una pesantezza ogni volta che devo decidere di mangiare. Ma il problema è che noi mangiamo almeno 3 volte al giorno. E Sì, tutti i giorni ne abbiamo certo. bisogno per vivere, quindi pensare di avere sempre questo controllo continuo ti sfinisce. Quindi io credo che veramente alla lunga è logorante anche a livello proprio psicologico. Quindi il fatto di sapere che in fondo le calorie non sono niente di così terribile, ma in fondo è energia che il cibo ci dà, ma che, come dici tu, sapere che ci sono degli alimenti che hanno un'energia di maggiore qualità rispetto a un'altra, ma non che non possiamo mangiare anche quelli di bassa qualità, ma magari Esatto. dobbiamo, forse, non so, nei prossimi Limitarli. pasti o aumentare anche quegli altri, no? Alla fine è quello che facciamo nella maggior parte del tempo che fa la differenza, non è quella singola volta in cui magari ci va lo snack al cioccolato, no? Anzi, anzi, ci serve per la mente, ecco, assolutamente. E per l'umore, e per l'umore. Esatto, Poi esatto. una cosa che comunque io ho notato, questo su di me, ma insomma anche sulle persone che seguono poi i miei percorsi di Mindfulity, è che poi comunque quando impariamo ad ascoltarci, impariamo a essere presenti e a davvero a sentire il gusto degli alimenti, poi siamo comunque un po' naturalmente portati a orientarci verso degli alimenti di maggiore qualità nutrizionale.
Perché, e anche quelli meno raffinati, perché ci accorgiamo, proprio sentiamo sotto quel sapore che ci rimane in bocca, che non è il sapore del cibo, quello cibo, il cibo vero che troviamo magari normalmente, ma è quel sapore di chimico che sono in molti prodotti troppo industriali, c'è, no, è presente, ma noi ce ne accorgiamo solo quando siamo davvero presenti mentre mangiamo. Vero. E sentiamo davvero il sapore. E quindi molte persone rimangono stupite quando fanno i miei percorsi. Mi viene in mente una ragazza in particolare, perché ha fatto un percorso abbastanza recentemente, adorava delle caramelle confezionate e iniziando a mangiarle in maniera più consapevole si è resa conto che avevano un gusto terribile. Ha detto, ma io come facevo a mangiare senza, ovviamente controllo, quando cominciava a mangiarle era una dietro l'altra, non riusciva mai a fermarsi, sempre esagerava, però si è resa conto che non aveva per niente un buon sapore, tanto che adesso lei non ne mangia più, piuttosto si è orientata su altri alimenti, magari anche dolci, piuttosto che insomma di salate, eccetera. Ma insomma, ha capito che poi quell'alimento non era poi così soddisfacente a livello gustativo, Esatto, no? Quindi esatto. ecco che a volte il modo in cui mangiamo ci può portare, ascoltando anche il corpo, veramente ci orientiamo già a una certa scelta che è davvero di benessere, È ecco. In vero, maniera eh proprio sì. spontanea e naturale, senza tante preoccupazioni, senza stare lì, non è una questione mentale, ma proprio istintiva, ecco, È proprio intuitiva. così. Io porto sempre questo esempio su di me, sulla mia esperienza personale. Insomma, a 18 anni, per 10 anni ho fatto atletica leggera a livello agonistico, quindi facevo le gare. E succedeva che magari mi allenavo la domenica mattina e il sabato sera magari, che ne so, uno usciva a cena fuori e ti mangiavi un po' delle schifezze, eccetera. Il giorno dopo io stavo talmente male in allenamento, dopo che la sera prima avevo mangiato queste cose che non erano proprio, insomma, il massimo, tanto che il mio organismo, piano piano, con l'ascolto, mi ha permesso di eliminarli naturalmente, ma non è stato cioè io non avevo il divieto di mangiarli, non mi ero posta un divieto, semplicemente non le volevo più perché non mi facevano stare bene, cioè lo sentivo proprio, ecco, quindi si riaggancia un pochino a quello che dici tu sull'ascolto. Sì, questo al di là poi del tipo di alimento, perché magari certi alimenti che più sono trattati, più in effetti il corpo fa fatica ad assimilarli, a digerirli, quindi ci accorgiamo più facilmente. Però è anche vero che ci possono essere dei cibi, che sono quelli freschi, che sono dei cibi veri, penso anche all'interno delle verdure. Ci sono persone, ad esempio, che i peperoni, faccio un esempio su tutti, non riescono proprio a digerirli, fanno fatica perché è un alimento abbastanza, Sì. insomma, crea delle difficoltà per alcune persone, penso ai pomodori per altri. Ecco, non sono alimenti trattati, non sono alimenti che Certo. noi consideriamo nocivi, no? Nella Sì, nostra sì. idea così generale. Però comunque per alcune persone magari, imparando ad ascoltarsi, li lasciano, non li prendono più, non li mangiano, non perché non gli piacciono, ma perché si accorgono che il loro corpo non li tollera, no? Quindi anche questo Esatto. Esatto. è molto importante, è legato all'ascolto, ecco, questo ci aiuta a scegliere ciò che fa bene a noi in quel momento, quello che è più giusto per noi in quel momento, che può cambiare poi nel tempo, negli anni, perché magari a volte le intolleranze cambiano, cambiamo noi, cambia il corpo e cambiano noi. Esatto. Un'altra convinzione molto diffusa che riguarda la tua professione è che dal nutrizionista si va solo per dimagrire, quindi solo per fare una dieta e perdere peso. Anche qua ti chiedo quindi se è una convinzione corretta oppure se si tratta anche qua di un mito che dobbiamo andare a sfatare. E in questo caso poi allora perché si va da un nutrizionista per fare che cosa? Ok, allora premesso che io nella mia esperienza ho anni di pratica ospedaliera, per cui già da sé, insomma, viene da sé il fatto che il nutrizionista non serve solo per dimagrire. Io mi sono occupata di nutrizione nel paziente diabetico, nell'insufficienza renale, per dire, no? Quindi il nutrizionista ha un ampio ventaglio, ma tolta la mia esperienza in generale, il nutrizionista, quindi anche su persone sane,
serve solo marginalmente per dimagrire. Questo perché in realtà il nostro focus dei nutrizionisti è più che altro insegnare alle persone come mangiare. Quindi dal nutrizionista ci si va per imparare a mangiare, cioè per imparare ecco, come magari mixare gli alimenti, perché il giusto mix di alimenti ci porterà a una risposta fisiologica, ormonale, che appunto insomma, ci darà poi determinati risultati. E quindi in realtà io infatti dico sempre che non bisogna iniziare un percorso nutrizionale se non si è pronti, ma non pronti a fare rinunce, perché in realtà spesso mi è stato detto che con Esatto. i miei piani alimentari mangiavano di più di come erano abituati a mangiare e dimagrivano, ma pronti a prendersi cura di sé. Perché è un po' questo, cioè uno non deve andare dal nutrizionista con l'idea che dell'apnea, cioè io la dico sempre questa cosa, tu vai dal nutrizionista perché speri che ti dà una dieta, tu dimagrisci, questa dieta la vuoi il più restrittiva possibile perché ti vuoi sbrigare e ti vuoi sbrigare a raggiungere il risultato e ricominciare a mangiare come facevi prima. Questo diciamo che nel breve termine, nel breve medio, forse ci darà dei risultati. Perché? Perché dimagriremo probabilmente. Se non la abbandoneremo prima, perché se è troppo restrittiva, probabilmente saremo spinti a, diciamo, ad abbandonarla. Ma nel caso in cui non l'abbandonassimo, noi arriveremo al risultato per poi riprendere finalmente appunto le nostre abitudini. È chiaro che appunto io ho fatto diciamo, il paragone con l'apnea: se tu vai sott'acqua non vedi l'ora di respirare e di tirare fuori la testa dall'acqua. Ma se invece imparassimo a capire che non c'è bisogno dell'apnea, riusciremo sicuramente a trasportarlo sul lungo termine. Cioè, il mio focus come nutrizionista è insegnare come mangiare per sempre, cioè non nel periodo in cui io voglio dimagrire, ma proprio insegnare una sana alimentazione. E Creare quindi un no. nuovo stile alimentare. Esatto, Uno esattamente. stile alimentare che diventa uno stile di vita, che poi nel tuo caso è imparare a capire, a conoscere gli alimenti, conoscere, tu parlavi di anche il mix degli alimenti, come combinarli insieme per dare tutti quei nutrienti che il corpo ha bisogno e non rischiare che poi il corpo sia deprivato, perché poi la deprivazione del corpo dei nutrienti fa sì, questo l'ho detto anche in altri video. Ci portano poi a cercare cibo, a mangiare in eccesso, cadiamo nelle abbuffate e tutti quei comportamenti che non sono, che ovviamente non sono funzionali al nostro benessere. Esattamente. Quindi imparare questo è un aspetto importante, perché sono conoscenze che poi ci aiutano nelle scelte migliori per il benessere corporeo. Dall'altra parte, l'altro lavoro che poi è quello che le volte appunto faccio io, proprio quello invece del creare un nuovo modo di mangiare, un nuovo modo di rapportarsi al cibo, di ascoltarsi, che anche quello è legato a creare un nuovo stile alimentare, uno stile che diventa sostenibile, no? Il fattore del lungo Esatto. periodo è quello, la sostenibilità, ecco perché dico sempre le diete non funzionano perché? Perché sì, ci faranno anche dimagrire, ci sono un sacco di proposte. Io ne vedo davvero, ne nascono ogni al giorno, soprattutto nei social, ne vedi davvero tantissime, dove ti promettono il dimagrimento, ma in realtà tutte le diete fanno dimagrire, perché sono quando riduci la quantità di energia che entra rispetto a quella che esce, è ovvio che si dimagrisce. Il problema, le diete funzionano nel momento in cui ti permettono di mantenere questo nel tempo, ma nessuna dieta lo fa, perché come dici tu, poi le persone ritornano a rimettere in atto i stessi comportamenti di prima, se non si va a lavorare su che co cosa ci sta dietro quei comportamenti, no? Allora, e quali sono i bisogni Esatto, che abbiamo esattamente. realmente. Questo poi in realtà ci apre Esatto. all'ultimo mito di cui volevamo parlare oggi, e del fatto, un po' l'abbiamo già un po' anticipato la risposta, però insomma, magari la approfondiamo un po' di più. E l'ultimo mito è il fatto che per perdere peso,
meglio perdere peso, dimagrire, è solo una questione di cibo, cioè solo una questione di cosa mangiamo e di quanto mangiamo. È vero o no questa cosa? No, perché secondo me, appunto, come abbiamo appena accennato, c'è una dualità, cibo-psiche. Quante volte, appunto, tu mi insegni, no, che ci si premia con il cibo, ci si punisce con il cibo, ci si sfoga con il cibo. Quindi, cioè, il cibo non ha solo una valenza nutritiva, ma c'è molto di più dietro. Quindi, diciamo che, correggimi se sbaglio, c'è tutta la parte emotiva dietro, no? Anche sociale, il cibo è collegato molto alla socialità, no? Allo stare insieme. Quando ci troviamo con le persone c'è sempre un momento in cui si mangia qualcosa insieme, no? Quindi a volte c'è anche questo aspetto. Pensiamo alla mamma che si prende cura del proprio figlio, i figli, no? Anche questa cosa si fa attraverso anche il cibo. A volte si va a mangiare, magari adulti, ma si va a mangiare dai genitori e si preoccupano che tu non abbia mangiato abbastanza e ti riempiono i piatti. Quello è un mo', no, è un altro, è un esempio però di come il cibo diventa anche un mezzo per trasmettere il fatto che vogliamo bene una persona, che ci prendiamo cura di quella persona. Quindi in realtà tante valenze il cibo, no? Esatto, che fino a un certo punto è normale, quindi appunto va bene, però l'importante è non strumentalizzare il cibo appunto con altri fini. Quindi ecco, come dicevamo prima, punirci, premiarci, cioè bisogna stare attenti un po' a non farsi agganciare da determinati meccanismi. Questo però è più, diciamo, il tuo ambito, però io lo vedo perché me ne accorgo, insomma, quando parlo con le persone, che è molto più facile, diciamo, farsi agganciare da questi meccanismi che non. Quindi in realtà, secondo me, le due figure andrebbero insieme, cioè se uno va dal nutrizionista, ma se poi non c'è appunto qualcuno come la tua figura che ti va a spiegare, a sviscerare determinati meccanismi, verosimilmente ci ricaschi. Diventare consapevoli, no? Consapevoli del Esatto. perché, di come e perché usiamo il cibo. Per cui io Esatto. una cosa che dico sempre nei miei percorsi, ma non solo, è che non c'è nulla di male se usiamo il cibo per anche, non so, gratificarci o consolarci. È naturale, è normale, tutti lo facciamo. Il problema è che quando questo è l'unico comportamento che utilizziamo per gestire le nostre emozioni, allora quello diventa non funzionale al nostro benessere e crea delle problematiche. Però, come dicevi tu anche prima, se io non l'affronto che questo aspetto qui, non imparo a riconoscere che magari dietro quella ricerca di cibo c'è qualcos'altro che non è il fame, non possiamo poi trovare altri mezzi o altri strumenti per gestire quei bisogni che sono diversi, perché il cibo purtroppo ci dà una consolazione che è velocissima, immediata, Esatto, ma anche esatto. breve, brevissima. Pensa, delle ricerche hanno dimostrato, ad esempio, con la cioccolata, il tempo che dura quel beneficio sono soltanto di 3 minuti, quindi davvero nulla rispetto poi a quel malessere che poi ritorna amplificato dai sensi di colpa, dall'ansia perché abbiamo mangiato e così via. Quindi in realtà vivere il cibo in maniera diversa, approcciarsi in maniera diversa, non vivere questi momenti come qualcosa di cui vergognarsi o di cui arrabbiarsi, però come occasioni anche per imparare anche a trovare altre modalità per gestire le nostre emozioni, però diventa assolutamente importante. Affiancato al fatto di imparare a Esatto. vivere, a conoscere il cibo, a farlo diventare un amico, un alleato e non un nemico. Io ti ringrazio Nicole per questa chiacchierata insieme, ti ringrazio per Grazie essere a stata qua te. con noi, per tutti gli spunti, le riflessioni che ci hai fornito, che sono sicura saranno davvero preziose e utili per le persone che potranno vedere questa chiacchierata, questo video. Anzi, approfitto proprio per chi è che sta guardando di lasciare eventualmente un commento qui sotto al video.
magari raccontandoci se alcuni di questi miti l'hanno influenzata nelle proprie scelte alimentari, nel proprio comportamento alimentare. E se ci sono domande, ovviamente fatele qui sotto, poi noi cercheremo di rispondervi. Beh, chiaramente ciò quello che riguarda me, dopo le domande che saranno per Nicola gliele girerò, quindi faremo comunque in modo di darvi una risposta. E se avete piacere ovviamente di seguire Nicole, vi lascerò qui sotto in descrizione tutti i suoi riferimenti, così potete appunto seguirla per avere magari altri spunti, altre informazioni utili e preziose, o per insomma contattarla se avete bisogno di una consulenza più personale. E se mi raccomando, se non ancora non siete iscritti a questo canale, fatelo ora, schiacciate anche la campanella che sta qui sotto in maniera da non perdere dei prossimi video che verranno pubblicati. Io vi saluto, saluto Nicole e ovviamente a Grazie Rania. presto, un'altra magari occasione. Assolutamente. Ciao.